Buon pomeriggio a tutti, benvenuti nel nostro telegiornale. Apriamo parlando di Covid. Questa mattina il ministro Speranza, in un convegno a Roma organizzato proprio sulla sanità, ha ricordato che le mascherine sono ancora obbligatorie al chiuso e lo saranno ancora. Una decisione su questo verrà presa probabilmente dopo Pasqua, faranno il punto al governo, ma intanto la circolazione virale è ancora molto alta, quindi è necessario portarla al chiuso e anche all'aperto quando ci sono assembramenti. Per quanto riguarda i vaccini, il ministro Speranza ha detto vedremo se a partire dall'autunno verranno fatti altri richiami per altre fasce di popolazione utilizzando i vaccini aggiornati. Altre fasce di popolazione, perché per ora si parla della quarta dose per fragili e over 80. Tra l'altro Rezza, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, ha detto sono troppo pochi ancora gli immunodepressi che hanno effettuato la seconda dose di richiamo o cosiddetta quarta dose. E per capire proprio come funziona, come funzionerà la quarta dose per fragili over 80, noi ci colleghiamo a Firenze con Rachele Campi, che ha incontrato proprio poco fa l'assessore alla salute Bezzini. Rachele, a te. Sì, esatto, Chiara, il quadro è proprio quello che hai fatto tu. Da domani inizierà, la Toscana è pronta per la quarta vaccinazione. Chi è che potrà usufruirne? Ovviamente gli over 80 e gli over 65 fragili. Si stima che in totale verranno distribuite circa 340.000 vaccinazioni. Chi invece non dovrà fare la quarta dose? Ovviamente parliamo di chi ha fatto tre dosi e poi ha avuto il Covid e di chi ancora deve fare la terza dose. Un ruolo importantissimo in questa fase pandemica ce l'avrà il medico di famiglia. Noi poco fa abbiamo intervistato l'assessore alla sanità Simone Bezzini, appunto al quale abbiamo chiesto di specificare come si potrà accedere appunto a questa quarta vaccinazione, quando inizieranno le prenotazioni. Chiedo alla regia di mandare l'intervista e ti restituisco la linea. Sì, il governo ha dato indicazione di estendere la somministrazione della quarta dose, che oggi è limitata solo alle persone immunocompromesse, ad altre categorie di cittadini. Quali sono le categorie per le quali è consigliata la somministrazione della quarta dose per irrobustire il livello di protezione verso il coronavirus? La prima categoria sono gli ospiti dell'RSA e la somministrazione della quarta dose verrà effettuata dai medici di medicina generale o dalle aziende sanitarie. Poi ci sono gli over 80, cioè le persone che hanno più di 80 anni e che potranno fare la quarta somministrazione o dal proprio medico di medicina generale o in una delle farmacie dove si fanno vaccini, oppure potranno prenotare dal portale prenota vaccini della Regione Toscana, che dove sarà possibile prenotare da domani alle ore 16. La terza categoria di persone a cui viene consigliato di fare la quarta somministrazione sono i fragili, con patologie definite da una tabella che può essere anche recuperata, diciamo, dal portale della regione oppure consultandosi con i medici o gli specialisti che hanno in carico le diverse persone. Ecco, per queste categorie di persone con particolari fragilità è consigliata la quarta dose, che potrà essere effettuata o su prenotazione attraverso il portale, aperta da domani alle ore 16, oppure dal proprio medico di famiglia. Senta, che cosa possiamo sono dire? Fragili, persone fragili con particolari patologie che hanno tra 60 e 79 anni. Perfetto, senta, per quanto riguarda i contagi e le terapie intensive, che cosa si può dire? Ma da un po' di settimane c'è un graduale miglioramento, diciamo, della condizione di diffusione del contagio, che è ancora molto alta, perché anche stamani abbiamo registrato più di 4.000 positivi, però con un lieve decremento rispetto alla settimana scorsa. Da un po' di giorni assistiamo anche a una riduzione dei ricoveri, sia quelli ordinari sia quelli nelle terapie intensive. Una app per consultare direttamente gli orari dell'autobus, vedere quali sono le fermate e pianificare il proprio viaggio. È il risultato di una partnership tra Moovit e Autolinee Toscane.
Da oggi gli utenti del trasporto pubblico locale attraverso l'app MoveIt potranno individuare velocemente le soluzioni migliori per spostarsi in bus e raggiungere la propria destinazione in tutta la Toscana. Questo grazie alla collaborazione avviata tra l'app per la mobilità urbana già utilizzata da oltre 1 miliardo di persone nel mondo e la società Autolinee Toscane, gestore unico del trasporto pubblico locale su gomma in tutto il territorio regionale. Ciò che noi stiamo andando a fare con Autolinee Toscane è quello proprio di essere un ponte tra la società e l'utente, quindi il cittadino. E come lo facciamo? Sostanzialmente mostriamo in app i dati appunto sul trasporto pubblico, quindi avremo dati in tempo reale sulla città di Firenze e anche su tutte le altre città, quindi avendo unito le nostre metro area, quindi avendo reso la Toscana come unica area all'interno dell'app. Andiamo a permettere al cittadino di spostarsi da Firenze a Prato, da Prato a Grosseto, utilizzando la nostra app. All'interno dell'app MoveIt, con il supporto di Autolinee Toscane, sono state inserite le 965 linee urbane, extraurbane e scolastiche operate da Autolinee Toscane e le oltre 37.000 fermate presenti nei 273 comuni della Toscana. Nell'app i viaggiatori potranno pianificare il loro viaggio in tutta la regione selezionando l'area Firenze e Toscana. Vi è in atto in Toscana un rinnovamento importante. Di questo siamo molto contenti. Sappiamo che, guardate, che ovviamente i passi da fare per cambiare, migliorare, portarci davvero a un livello europeo, questi sono solo i primi passi, ma sono i primi passi nella direzione giusta. Sappiamo che dobbiamo portare questo servizio a un livello di qualità importante, perché la sfida dei prossimi anni sarà soprattutto quella di fare in modo che anche il modo con cui ci muoviamo nella città ci aiuti a modificare la qualità della vita nella città. Occupato uno stabile in via del Ponte di Mezzo a Firenze. Secondo quanto appreso, a entrare nell'edificio sono stati alcuni giovani che prima vivevano in un'ex fabbrica in viale Corsica, sgomberata lo scorso marzo, dove dal 5 aprile è in corso una protesta di 3 ragazzi che si sono accampati sul tetto. Questa mattina le forze dell'ordine hanno inoltre sgomberato il presidio di solidarietà ai 3 occupanti, che era presente proprio all'incrocio tra viale Corsica e via dell'Arcovada. All'arrivo degli agenti, in tenuta antisommossa, i manifestanti però hanno sgomberato la strada. La maggior parte si troverebbe adesso proprio nello stabile di via Ponte di Mezzo, che è stato occupato in nottata. L'edificio si trova a poche centinaia di metri proprio da quello di viale Corsica. Andiamo a Pistoia adesso, dove ci sono proteste dei sindacati per un organico ridotto alle Poste. Poste sotto organico, per questo la SLC-CGIL ha aperto anche a Pistoia, come nelle altre province della Toscana, un conflitto di lavoro per denunciare la grave carenza di personale che ha raggiunto, sostiene il sindacato, livelli insostenibili per garantire un normale svolgimento delle attività. Negli ultimi 10 anni sono stati persi 214 addetti negli uffici postali, c'è una carenza di almeno 15 unità sulla sportelleria e almeno circa 25 portalettere. Questo unito anche a poi altre carenze che riguardano le salette commerciali, come si dice, dove vengono venduti i prodotti finanziari, e gli addetti anche alle lavorazioni interne nei centri di smistamento della provincia. Dal 14 marzo è dunque iniziata una astensione dagli straordinari e dalle prestazioni aggiuntive, che terminerà domani, ma la protesta con altre forme continua. Continuerà, noi abbiamo già chiesto un incontro al sindaco di Prato in qualità di presidente dell'ANCI Toscana, e anche chiederemo un incontro alla regione toscana stessa, in modo che anche la politica e le istituzioni siano al corrente della situazione. Deve avere anche una valenza di cittadinanza sociale, quindi garantire servizi specialmente ai soggetti più deboli, penso ai pensionati, penso alle aree interne della nostra provincia. E poi è scandaloso che un soggetto che negli anni ha guadagnato tanti soldi, fa utili e tenga personale precario con contratti a termine. A Pisa c'è bisogno di occupazione di qualità, e le Poste potrebbero garantire questo. È stato siglato un accordo sul lavoro stagionale tra Confcommercio Toscana e i sindacati.
È stato siglato l'accordo tra Confcommercio Toscana e i sindacati dei lavoratori, un accordo che servirà a regolare i contratti a tempo determinato nelle imprese commerciali ubicate in alcune località turistiche e centri storici delle città toscane. È la prima regione in Italia che si assume questa anche responsabilità, però è uno strumento nuovo che aiuta la permanenza, la valorizzazione di chi si comporta correttamente nell'applicazione dei contratti. Semplicemente stiamo dando una risposta a un bisogno rinnovato, perché cambia il mercato, cambia il mondo e anche noi dobbiamo accompagnare questo cambiamento. Con questo accordo in deroga si consente a tutte le attività del commercio di usufruire di queste opportunità, sostanzialmente di procedere a delle assunzioni, a dei contratti di lavoro un po' più flessibili, risolvendo un problema anche per il lavoratore che ha delle opportunità in più, anche perché tutto questo avviene in un contesto di rispetto delle normative che sono la precondizione per poter usufruire di queste opportunità. Un accordo che per la prima volta aumenta le garanzie delle lavoratrici e dei lavoratori stagionali. Da un lato e dall'altro consente alle imprese la possibilità di gestire i picchi di lavoro legati alla stagionalità. Le tutele sono di vario tipo. La prima è che combatte il dumping contrattuale, la seconda è che comunque dà dei diritti aggiuntivi a tutti i lavoratori con diritti di precedenza per l'assunzione a tempo indeterminato, la terza, che forse è anche la più importante, è la tutela dal punto di vista della sicurezza. E noi siamo convinti che attraverso questo accordo, oltre ad aumentare i diritti, riusciremo a fare un monitoraggio che ci consenta di dare una risposta alle esigenze del settore che in questo momento tutti noi vogliamo che riparta dopo questi 2 anni di pandemia e dopo tutte le situazioni drammatiche che anche la guerra ci sta portando. Mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.